insegnare alle persone a colpire davvero. Sembra una cosa scontata, ma noi sin dall'età infantile veniamo educati dai nostri genitori che non si picchia il papà, non si picchia la mamma, non si morde la sorella. Se il tuo compagnetto ti ruba il giocattolo, non va bene cercare di affogarlo nel lavabo. Oddio, ho usato il termine lavabo, si capirà. Vabbè. Per cui noi siamo condizionati, che le persone, giustamente condizionati, che gli altri esseri umani non si picchiano. Nella difesa personale uno snodo è invertire questa tendenza e creare uno spazio in cui la persona può accendere la possibilità di poter colpire un'altra persona e spegnerla. L'aspetto di spegnerlo è molto importante, perché noi dobbiamo insegnare difesa personale per civili, facendo in modo che le persone rimangano civili. Come si fa questo lavoro? Si fa con un lavoro di, diciamo, decondizionamento graduale. Quello che vi ho fatto fare adesso è stato praticamente farvi fare un gioco abbastanza divertente, in cui voi facevate un gesto in cui scagliavate qualcosa a terra, che è un qualcosa che può capitare. Siete molto arrabbiati per qualcosa, sbattete una cosa a terra. Non è bellissimo da fare, ma può capitare, qualcosa che è accettabile. Poi vi ho fatto colpire, mi mando quello stesso movimento. Poi vi ho fatto colpire in un'altra direzione. Il passo successivo è trasformare questo movimento, che è un gesto istintivo, in qualcosa che può essere utilizzato in un contesto di difesa personale.